Quello trascorso è stato un anno impegnativo, ma anche un anno di importanti risultati. Nel 2020 la Sicilia perdeva circa il 9% della propria ricchezza. Quest'anno cresce del 7%. Lo scorso anno i lunghi lockdown avevano reso difficili il lavoro, le produzioni, le esportazioni. Oggi il nostro export cresce del 26% e siamo tra le prime regioni italiane. Crescono l'occupazione, le nuove imprese, gli appalti per le opere pubbliche, gli arrivi turistici. Non è un caso che per la prima volta da tanti anni gli osservatori finanziari ci guardano in maniera diversa, sì, non più gli ultimi della classe, ma una regione che ha riconquistato la propria credibilità. Ma non è più tempo di raccontare la Sicilia che abbiamo trovato quattro anni fa. Dobbiamo essere invece orgogliosi della Sicilia che stiamo ricostruendo e che in questi anni è riuscita a darsi strumenti di programmazione che mancavano da vent'anni, qualche volta anche da trenta. È la Sicilia che ha scelto l'abbandono del precariato per restituire la dignità del lavoro. È la Sicilia che ha pensato ai giovani, agli anziani, alle persone con disabilità, ai meno garantiti. E' la Sicilia che ha meritato il plauso delle principali organizzazioni datoriali nel momento più difficile della sua storia. Nel mio caso, nel nostro caso, questo lavoro è stato compiuto da un governo, voglio dirlo e voglio sottolinearlo, libero da qualsiasi condizionamento esterno. Normale direte voi? No, non sempre è stato così, anche nel recente passato. La nostra libertà è anche merito... Delle forze politiche della coalizione. Le voglio ringraziare tutte per avere fatto prevalere sempre il lavoro comune e l'interesse generale pur nella differenza di vedute alcune volte. Perché amministrare è il modo migliore per raggiungere quella normalità che alla regione era diventata una eccezione. Ecco, la rivoluzione della normalità. È questo lo spirito con cui ci siamo occupati, per esempio, di pulire fiumi, realizzare strade, ricostruire luoghi di cultura, difendere la bellezza dei paesaggi, esaltare i nostri prodotti tipici, riaprire parchi archeologici, pensare a nuovi musei, lanciare grandi concorsi internazionali di progettazione. È lo stesso spirito del faticoso lavoro quotidiano dei prefetti, dei sindaci, dei commissari delle province. Voglio ringraziarli tutti, così come desidero ringraziare il Presidente del Parlamento siciliano e tutti i gruppi parlamentari. La centralità della Sicilia nei prossimi dieci anni è un fatto essenzialmente economico. Il mondo guarda a noi, al ruolo dei nostri porti, con una visione strategica diversa. La New Economy sa di avere in Sicilia la piattaforma più importante attorno alla quale si determinano gli investimenti per il 5G, perché è sotto di noi che passano le grandi connessioni che collegano l'Occidente al Medio Oriente. Insomma, la Sicilia è centrale perché il Mediterraneo è tornato centrale. Lo hanno capito tutti, tutti tranne l'Europa che ha deciso di non giocare ancora quella partita del futuro che si chiama Africa, un continente oggi conteso da Russia e da Cina. Che tristezza! Per l'Europa forse il sud del mondo si recude solo nell'emergenza migrazioni e anche quest'anno ci hanno lasciati soli, con gli sbarchi sulle nostre coste cresciuti a dismisura e con essi le morti annunciate di tanti innocenti. Lo si sappia, per noi il Mediterraneo è il luogo della storia, della cronaca, del presente, del futuro, è forza e destino della Sicilia. Anche per questo ho voluto l'altro giorno salutare i militari che operano a Sigonella, il più importante insediamento della Nato nel sud Europa. La Sicilia nei prossimi dieci anni sarà una cassaforte colma di risorse, oltre 50 miliardi di euro. E due sono le garanzie che posso dare ai siciliani sin da ora. La prima, il portone di questo palazzo del governo continuerà a restare chiuso per affaristi e mafiosi. La seconda certezza, non perderemo un solo euro a disposizione. Per noi è più importante guardare ad esempio alle aree interne e montane come opportunità di crescita economica e culturale. Nella nuova pianificazione puntiamo alle grandi infrastrutture, il ponte sullo stretto, i porti, le strade, le ferrovie possono diventare, debbono diventare un obiettivo concreto e sarebbe un grande volano per l'economia non soltanto siciliana, ma di tutto il Paese Italia. Cosa aspetta Roma? per fare i progetti e per finanziarli, visto che si tratta di opere di competenze romane. Noi vogliamo essere protagonisti nella transizione energetica e digitale, con l'obiettivo di realizzare in Sicilia un grande hub di produzione dell'idrogeno, a servizio non soltanto del mezzogiorno d'Italia. Ecco, rigenerare, per essere più concreto, è la parola chiave delle nostre scelte. Vogliamo utilizzare Tutte le grandi opportunità a partire dalle ZES, le zone economiche speciali, per attirare nuovi investimenti italiani e stranieri. Insomma, non dobbiamo avere paura di essere ambiziosi, anzi, dobbiamo esserlo: perché in questi anni al governo della regione abbiamo gettato le fondamenta sulle quali costruire un nuovo modello di regione. Il 2022. Sarà un anno intenso di risultati, ne sono certo. La chiusura dell'accordo finanziario Stato-Regione, che attuerà in modo sano la nostra economia, consentendo alla Sicilia di recuperare centinaia di milioni di euro. Resteremo la prima Regione per denaro speso nel territorio e nella lotta al dissesto idrogeologico, e lo dico con un anno di anticipo. Per il quinto anno di fila non manderemo indietro un solo euro a Bruxelles. Nelle opere pubbliche è previsto l'avvio di importanti cantieri in ogni provincia dell'isola, mentre come è noto sono finalmente ripartiti i concorsi pubblici alla Regione dopo 30 anni. A nome di tutta la nostra comunità voglio infine dire grazie al Presidente Sergio Mattarella per questi anni nei quali ha servito la nazione con sobrietà, con saggezza e con grande generosità. Siamo orgogliosi di aver avuto un siciliano a capo dello Stato. Care siciliane e cari siciliani, avrete notato che non ho voluto parlarvi della pandemia. No, non è una dimenticanza, è una scelta precisa. Ma lasciatemi, almeno in questa occasione, ricordare lo straordinario lavoro che anche in queste ore stanno svolgendo i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari e amministrativi, i soccorritori del 118, le donne e gli uomini in divisa. A tutti loro, interpretando il sentimento di gratitudine del popolo siciliano, voglio esprimere il più vivo apprezzamento per la professionalità e l'impegno profusi a volte anche fino all'estremo sacrificio. Un particolare pensiero voglio anche rivolgere alle associazioni e ai volontari della protezione civile, un pensiero ai vigili del fuoco che hanno seguito le tante calamità ed emergenze di questo 2021, fino alla tragica esplosione di Ravanusa e al pietoso difficile recupero delle nove vittime. Care siciliane e cari siciliani, dopo anni difficilissimi di rinunce, di sacrifici, di incertezze, il 2022 ci consegna il dovere della speranza per la nostra isola e per ciascuno di noi. La speranza, anzi, la certezza di un futuro migliore che vogliamo costruire assieme a voi. Basta rassegnazione, dobbiamo sapere osare. E se necessario dobbiamo sapere sfidare il destino avverso, perché uniti possiamo farcela, ne sono certo. Buon anno a tutti.